Io non l'ho portato perché non sapevo neanche come. Ah, ma no, ma il vino. Io non l'ho portato per vedere. Allora questo poi dopo. Siamo qui. No, non sapevo. Danilo, dicevi questi disegni di chi sono? Sono di una artista palermitana, Elide Triolo, che ha creato le sue immagini su alcune frasi del libro, del primo libro, Diario di notte d'amore. Ah, hai fatto più libri te? Sì, questo è il secondo, quello che presento oggi, è Fino al cuore della foresta. Ti va di parlarmi un po' di questi libri? Va bene. Mettiamo lì, ci spostiamo un attimo, qui c'è il sole. Dai, metto qui così, sì. C'ho il sole io. E nasci come scrittore? No, la scrittura nasce come vocazione e esigenza di esprimere qualcosa di più profondo, che non è facile dire completamente quando... Come hobby, diciamo, un po'. Ma no, è una vera e propria esigenza. Io nasco artisticamente come musicista. Poi le vicissitudini della vita mi danno la spinta per trovare la forza di scrivere quello che sto vivendo, un libro abbastanza forte, e da lì poi nasce la passione per la scrittura. Il tuo primo libro, dopo vi faccio la foto, sì. Di che parla, di che storia è? Il primo libro è un diario, è il diario di una serie di giornate che attraversa un papà separato e tutto quello che comporta una separazione abbastanza violenta, abbastanza funesta. E l'ho voluto scrivere perché appunto oggi me lo ritrovo come testimonianza, ma in quei momenti erano stati talmente duri che credevo di non farcela. Ah, è un po' autobiografico. No, è solo autobiografico. No, però devo dire che ha avuto un iter abbastanza importante, nel senso che ne ho parlato sia con l'Ordine degli Avvocati di Roma, perché li attacco ferocemente, attacco gli avvocati che strumentalizzano molto le separazioni, che anziché in qualche modo trovare il modo per sedare le liti, la Chiesa Cattolica, perché il vicariato è stato uno di quegli enti che è stato contattato da me e poi ha firmato il libro. Infatti il libro è firmato anche dal Presidente dell'Associazione Nazionale Italiana del Vicariato di Roma, perché quando mi sono separato da cattolico mi sono trovato a discutere di argomenti che non c'entrano niente con quelli che erano i fondamenti che hanno portato poi al matrimonio. Quindi dico, perché io mi trovo a parlare solo dei soldi quando mi sono sposato per altri motivi? E quindi l'ho trovato un pochino scioccante questo. Lì racconto alcuni dettagli che devo dire hanno colpito. Ciò è interessante, ma dove si possono trovare? Ma ormai solo da me, perché l'editore, che era di 15 anni fa, ha chiuso per anzianità e quindi ormai... Ormai dopo mettiamo sotto un tuo link se c'è ancora qualche sì. Copia. No, questo proprio perché non posso ristamparlo, ormai si trova su Kindle online. Ah. Prezzo modestissimo, 3,50 euro. Ah, e uno digita il tuo nome, lo sì, sì, assolutamente. E se addirittura si è già abbonati a Kindle, gratuitamente lo può leggere, perché per me è importante che venga comunque conosciuto il messaggio. Grazie. Prego. Invece il secondo libro? Il secondo libro Paolo ha presentato. Sì, il secondo libro è un percorso di maturazione, ovviamente, di quell'esperienza, porta alla conoscenza di, cioè questa maturazione avviene attraverso la conoscenza di diverse persone, tra cui c'è anche Paolo, che viene utilizzato, lasciatemi questo termine, è utilizzato come personaggio importante per una serie di importanti cambiamenti. E quindi diciamo che diventa Marcello all'interno del libro, diventa un anziano saggio che vive all'interno del bosco e fa scoprire alcune cose che aveva dimenticato o magari non conosceva proprio. L'evoluzione, insomma, sì, assolutamente sì. Aperta, diciamo, della natura, della vita. Esatto, infatti nel libro si incontrano tre personaggi. Il primo è Tonia, cioè si incontra, poi spiegherò meglio per quale motivo. Il primo è Tonia, che fa conoscere ad Alessandro, il personaggio protagonista, fa conoscere quella che è la riscoperta del gusto degli alimenti, perché ripeto, la vita frenetica porta poi al consumismo di qualunque cosa, l'importante è che si riempa lo stomaco con qualcosa veloce, fugacemente. Invece con questo primo personaggio si scopre proprio il gusto, la qualità del prodotto, quindi l'appartenenza di quel prodotto, come è stato appunto creato, molto attenta in queste cose, quindi la cucina, quindi il gusto
e il rispetto per il proprio corpo. Il secondo personaggio, appunto, ho appena detto Marcello, che risveglia questa conoscenza del rispetto per la natura e quindi ciò che noi troviamo in modo naturale intorno a noi, imparando anche a rispettarlo, perché se le cose le conosciamo le riusciamo a rispettare, se invece le ignoriamo non è che non le rispettiamo perché non le vogliamo rispettare, semplicemente perché disconosciamo le conoscenze. Esatto, una consapevolezza. Il terzo personaggio, Elizabeth, altra persona chiaramente vera, che ho incontrato veramente nella mia vita, e mi avvicina a quella che è la parte spirituale di un percorso di evoluzione completa. Allora consigliamo pure questo libro, e questo pure su Kindle? Questo ancora no, ancora, questo no, però... perché piano c'è... Piano. Esatto, sì, poi arriverà anche lì online. Questo l'hai fatto da poco? Questo non è pochi mesi. Ti ringrazio tanto. Grazie a voi. E buona vita. Grazie. Ciao. Intanto grazie per avermi invitato. Io ringrazio Lauser per ospitarmi, ringrazio Paolo e Caterina soprattutto che hanno fatto di tutto per farmi venire qui e soprattutto ringrazio Paolo perché è stato nella scrittura del libro uno dei personaggi ispiratori del libro. Fino al cuore della foresta cos'è? È una grande metafora, innanzitutto. È una metafora che porta al risveglio della coscienza della persona che poi fa questo viaggio immaginario all'interno della foresta. Perché nasce questa esigenza? Perché io, vivendo in città, molto spesso mi sono trovato circondato da persone che non avevano la percezione di quella che è la reale condizione della natura, quindi il rispetto per quello che è il mondo che ci circonda, e avevano perso un po' la cognizione di quello che è il gusto dell'assaporare la vita con dei ritmi più lenti rispetto a quelli appunto cittadini. E come fare a raccontare questa cosa a un cittadino che appunto è proiettato ad una vita frenetica e molto, molto organizzata, come fare a raccontarla soprattutto a un ragazzo che nasce in una famiglia così organizzata e così programmata. L'idea quindi è quella di creare una storia, è stata inizialmente quella di creare una storia legata a un personaggio non umano, ma un gatto. E l'idea era mandare questo gatto che era abituato a vivere in città, quindi in una famiglia, abituato con le crocchette, abituato con gli orari, l'appuntamento, il salotto, il divano, il tappeto, la televisione, perché anche i gatti guardano la televisione, non usano solo il telecomando, ma quando si mettono lì e guardano la televisione. E quindi immaginare questo gatto che a un certo punto si trovasse allo stato brado, e quindi l'idea di portarlo in un bosco, e piano piano, con il passare dei giorni, iniziasse a ritrovare quella che era la sua vera natura. Nel momento in cui trovava la sua vera natura, per un, chiamiamolo, briciolo d'umanità che viveva in quel momento, ripensa al suo padroncino a casa, dice: ma io adesso ho capito qual è la vita vera, no? Perché solo io devo godere di questa bellezza, cioè stare in un bosco e vivere come la mia natura mi ha fatto, quindi da felino libero? Perché non dirlo anche al mio padroncino che in realtà sta vivendo in una gabbia? E quindi la grande metafora vede il gatto che torna in città, prende il suo padroncino e lo riporta sui suoi stessi passi. Da questa macro idea, chiaramente era improponibile raccontarlo come gatto vero e proprio, perché i dialoghi, faccio una cosa abbastanza disneyana o diventa imbarazzante. Allora l'idea di prendere un personaggio qualunque e collocarlo in una famiglia, prendere questo gatto, abbandonarlo nel bosco per esigenze che nascono all'interno di questa famiglia, e poi pentirsi di questo abbandono e andarlo a ricercare. In quella ricerca fondamentalmente fare quel percorso che volevo far fare al gatto, quindi la riscoperta di se stesso. Questa è la grande metafora che racconta questo libro. Io inizierei con la prima lettura, perché no, la commentiamo dopo. Kevin aveva un'aria turbata che si mescolava ai tratti di un volto ancora addormentato. Aveva gli occhi persi nel vuoto,
pistava le ciambelle sul tavolo, ma in uno spazio indefinito sulla sua sinistra, come quando ci si pone delle domande, stando in silenzio, e il campo visivo si distacca dal fuoco degli oggetti che si hanno intorno. «Ma cosa starà pensando?» si domandò il nonno. «Kevin?» lo chiamò, ridestandolo da quei pensieri. «Ti è mai capitato di vedere le vespe che tentano di uscire dalla finestra e sbattono addosso al vetro?» «Certo, nonno. Perché?» rispose perplesso. «E ti sei mai chiesto perché, nonostante ci siano almeno due ante e una di queste sia aperta, loro continuano a cozzare addosso al vetro di quella chiusa?» Il giovane cucciolo aggrottò le sopracciglia per un istante. Poi, mostrando un ampio sorriso, rispose: «Ma loro seguono la luce, nonno!» «Vero», replicò prontamente il nonno, «ma la luce viene anche dall'anta aperta. Dovrebbero quindi apprezzarne l'aria che ne entra. Eppure continuano a cozzare contro il vetro. Sono talmente testarde che puoi sentire il loro ronzio mentre volano radenti a quella lastra trasparente, in cerca di un varco che non trovano.» Seguì un attimo di silenzio. Gli occhi di Kevin si alzarono verso destra per ricostruire la scena. Fissò il soffitto ancora per qualche secondo, prima di cercare una risposta dal nonno. In effetti era banale, pensava. Eppure non capiva perché avevano così tanta difficoltà a trovare il varco per uscire. Appena tornò con lo sguardo a incrociare quello del nonno, con fare interrogativo, lui gli rispose prontamente: «Punto di osservazione. Quando sbattiamo continuamente su qualcosa, senza trovarvi una soluzione, dobbiamo vederla da un altro punto di vista, cambiando la nostra prospettiva. Se solo quella povera vespa, anziché accanirsi alla ricerca di un foro nel vetro, allontanandosi, potesse osservare meglio intorno a sé, potrebbe accorgersi che esistono altri spazi di luce, più lontani da quello che aveva focalizzato prima, e tentare un'altra via. Ma non ha questa prontezza e prima di cambiare strada continua a perlustrare quella lastra per lei quasi infinita.» Cambio di osservazione. Cambio di osservazione. Perché? Perché sono molte le situazioni della vita nella quale noi ci incaponiamo, cioè rimaniamo fermi su quell'idea e in qualche modo fermiamo il nostro processo evolutivo, perché continuiamo a dire: «No, ma adesso trovo la strada, adesso ci provo, adesso…» In realtà noi continuiamo a guardare quello che stiamo vivendo in una prospettiva veramente troppo, troppo limitata. Se solo riuscissimo a vederla con altri occhi, con altre prospettive, molto più distaccati, cioè se noi fondamentalmente guardassimo noi stessi da lontano, probabilmente a noi stessi diremmo: «Ma che stai a fa', detto alla romana?» Cioè, prova a fare un'altra cosa, prova a cambiare completamente quello che è il paradigma che ti sei messo in testa. Quindi il primo processo per un cambiamento è capire che quello che noi stiamo vivendo in quel momento probabilmente non è il modo giusto col quale lo stiamo vedendo. Quindi il cambio di prospettiva è questo, è allargare la visuale. Spesso mi trovo, alcuni di voi gliel'ho già detto, io faccio il docente, spesso mi trovo con i miei studenti a parlare di vari argomenti, perché oltre alla mia materia mi assegnano spesso anche l'educazione civica in vari ambiti. Tecnologico, umanistico, normativo, veramente in vari ambiti. E io dico sempre la stessa, alla fine vado a convergere sempre nella stessa direzione, e dico: guardate che qualunque cosa noi facciamo, se vogliamo realmente superarla, dobbiamo prima di tutto conoscerla. Se noi non conosciamo qualcosa, non possiamo avere un termine di paragone. Ad esempio, se qualcuno adesso stesse all'agriturismo, come si chiama questo qui sotto? Ikenda. A regalare a tutti quelli che si presentano salutando 100 euro, noi non lo sappiamo,
e quindi perdiamo quei 100 euro, perché magari non è nulla di che, però non lo sappiamo. Quindi prima di tutto bisogna conoscere le cose per poterle mettere in relazione tra di loro. Poi dobbiamo avere la coscienza di scegliere tra quelle conoscenze per metterle in relazione, perché io posso conoscere tantissime cose e utilizzarle nel modo sbagliato. Quindi la coscienza è la seconda importante, cioè il secondo importante elemento. Poi però manca il terzo elemento, che è quello del coraggio, perché io posso avere contezza di quello che è intorno, posso avere anche coscienza, quindi saper scegliere, ma non avere la forza e la voglia di fare quel cambiamento. E questi sono i tre elementi per me essenziali e fondamentali che hanno stravolto il mio modo di vedere la vita e che provo a raccontare attraverso appunto gli incontri dei vari personaggi in questo libro. Vi farei adesso leggere la seconda lettura, perché cerchiamo di capire che cosa intendo io per coraggio, perché insomma è abbastanza particolare. Era sereno ora nel ricordare quel calvario, e tuttavia le cicatrici che si portava addosso rappresentavano un ricordo indelebile della rabbia sperimentata il giorno in cui il giudice iniziò a scrivere la conciliazione. Era imputato per percosse e lesioni, accuse completamente inventate, e gli avvocati avevano raggiunto un accordo per la conciliazione delle parti, avendo anche lui sporto diverse denunce contro la sua ex. Eppure, mentre ascoltava le parole che il giudice dettava al cancelliere, aveva sentito un forte senso di nausea invaderlo per tutto il corpo, talmente forte da fargli perdere l'equilibrio. Non riusciva a controllare quelle strane sensazioni, finché una voce risuonò nella sua testa. Cosa potranno mai pensare i tuoi figli quando saranno grandi? Che il padre, per sfuggire alla giustizia, si è rifugiato nell'unico angolo che gli era stato offerto, con la possibilità di nutrire il dubbio per tutto il resto della loro vita? Lui voleva poterli guardare in faccia con serenità, giacché erano anni che pativa la loro mancanza. Non avrebbe potuto sopportare un così lungo e ingiusto distacco emotivo da loro. Così prese coraggio e disse al giudice che non era intenzionato a conciliare. Ma lei si rende conto che è l'imputato e che questa la deve considerare solo come un'occasione? Sì, signor giudice, ed è proprio perché sono l'imputato che le chiedo di essere processato. So cosa è accaduto veramente quella sera e vorrei poterglielo dimostrare. Il giudice guardava attonito il suo avvocato. Poi, cercando di scandire bene ogni parola, lo fissò dritto negli occhi e disse: «Lei, evidentemente, non si rende conto che la verità dei fatti può essere molto diversa dalla verità processuale. Potrei condannarla, anche nel caso fosse innocente». Alessandro ricordava ancora perfettamente lo sforzo che fece per raccogliere le energie residue. «Apprendo solo adesso quello che lei mi dice, signor giudice, ma le assicuro che ce la metterò tutta affinché le due verità coincidano», disse non senza timori. Seguirono le urla di disapprovazione del giudice verso il suo legale. Risuonavano ancora pesantemente nel suo stomaco. Fu disposto un processo con udienze ravvicinate. Anche l'avvocato lo ammonì per quell'intervento inconsulto e, appena fuori dal tribunale, chiese subito un lauto acconto per la sua parcella. Ripensò alla profonda solitudine provata in quei momenti, ma la compensò velocemente con la soddisfazione dell'esito finale. Fu assolto da tutti i capi d'accusa. Allora, cosa significa avere coraggio? Coraggio significa voler tenacemente affrontare il proprio percorso e accettare quello che è il proprio sentire. Quando noi nel nostro percorso di vita, adesso quello raccontato è un mio personale percorso molto, molto forte per me,
Però quando noi sentiamo in qualunque momento della nostra vita un'esigenza e neghiamo quell'esigenza a noi stessi, stiamo negando la nostra evoluzione, stiamo negando il nostro percorso di vita. Quindi quando parlo di conoscenza, coscienza e coraggio, il coraggio è quello di affrontare quel bisogno che sentiamo dentro di noi, perché quel bisogno è quello che poi ci aiuta a mettere un tassello in più evolutivo nel nostro percorso, qualunque esso sia. Se lo affrontiamo con la dovuta forza, il dovuto coraggio, alla fine quel percorso risuona sempre positivamente per noi, sempre. Anche quando possa presentarsi come un fallimento, quel fallimento di fatto è il principio per ricominciare, perché se noi lo riconosciamo come fallimento sappiamo da dove ripartire, se invece non lo riconosciamo come fallimento non sapremo mai come realmente evolvere, come cambiare. Ecco, in questa grande metafora che appunto è l'attraversamento del bosco, la sintesi sta proprio qui, sta nel capire che il percorso così complicato e anche solitario che si può fare in un bosco è il percorso che io auguro a ognuno di noi, perché è nell'affrontare qualunque avversità, nella solitudine, che realmente troviamo le risposte di quello che dobbiamo conoscere ancora di più. Ernest Jünger. Come? Ernest Jünger. Attraversamento della foresta. Non l'ho letto. Tutt'altro ridere. Se le dico per quale motivo ho scelto il titolo, magari sorride. Perché anni fa la mamma di un mio studente rimase in qualche modo colpita da me per il modo in cui parlavo, il modo in cui guardavo le persone, e mi disse, lo studente ovviamente, mia mamma la vorrebbe incontrare, dico, ancora un'altra, che vuole questa, che succede? No, mamma è un tipo particolare, dico, sì, siamo tutti particolari, lo so pure io, con molto di che è successo, dico, lei mi disse, no, guarda, insegna Reiki, è terzo livello Reiki, vabbè, quindi... No, vorrebbe farli incontrare una persona, ha incontrato uno sciamano, suo amico. Lui nel primo incontro, questo neanche Paolo lo sa, per dire che è mio amico ma non lo sa. Lui al primo, perché io poi mi sono prestato, perché ho detto vabbè, se qualcuno mi dice incontrare una persona, evidentemente la devo incontrare. E al primo incontro iniziò diciamo il discorso facendo un piccolo quadro natale, che si fa subito. Però poi a un certo punto iniziò a parlare in un modo che per me era incomprensibile, ovvero erano presenti anche questa signora e il figlio. Mi disse, non ti sei accorto che ti parlava alla pari? Ho detto no, io la prima volta che lo incontro non lo so che significa parlare alla pari. Cioè, ti stava considerando come lui, dico, guarda, io non sono assolutamente una persona spirituale, sono uno che si presta ad ascoltare, però dire di essere spirituale è un'altra cosa. Lui mi disse, tu hai una tale forza di essere in grado di attraversare un'intera foresta, perderti, ma in realtà non perderti e saperne riuscire da solo, in totale solitudine. Da qui nasce il libro, nasce l'idea del titolo, non il libro, che il libro nasce per altre esigenze. Però Fino al cuore della foresta è proprio in qualche modo la sintesi di quella figura che lui mi ha dato in quel momento. Dice, sei in grado di fare questo? Però saperlo spiegare poi è un'altra cosa. Il percorso raccontato è il tentativo di spiegazione di quel cammino. In questo percorso, ovviamente, colloco Paolo, che io incontro circa 10 anni fa, per la prima volta, persona che credo qui conoscono un po' tutti, persona eccezionale, ma non devo dire io, perché insomma è veramente una persona profonda. Quando l'ho incontrato a me ha risuonato molto come spessore, e quando ho deciso di scrivere questo libro ho detto, nel percorso che faccio all'interno di questo bosco voglio una persona come Paolo, perché è una persona intanto che si batte per quella che è la difesa della natura, quindi all'interno di un percorso
di presa di coscienza altamente qualificato per stare all'interno di questo percorso, e poi perché ha un suo percorso spirituale non indifferente che appunto dà spessore a tutto quello che lui fa. E quindi da qui inizio a raccontare anche quello che è probabilmente uno dei suoi fiori all'occhiello, che è il bioregionalismo. Ne parlo appunto all'interno del libro. Se poi... Marcello dimostrava di appartenere a un tempo in cui ci si poteva gustare ancora il sapore vero delle cose. In quella semplicità le persone erano più felici. Entrare in questa casa è come tornare indietro nel tempo. Sto meglio però, nell'animo e sembrerebbe anche nel corpo. Lo chiamano progresso, rispose Marcello, ma stiamo regredendo. Questa è la realtà. C'è una famosa frase di Bertolt Brecht che sintetizza al meglio il tuo stato d'animo. Ci siamo seduti dalla parte del torto, perché era l'unico posto che abbiamo trovato libero. Così, poiché nessuno voleva fare la pecora nera, è toccato farlo a noi, aggiunse sorridendo. Che cosa potremmo fare allora? Chiese ingenuamente Alessandro. Potremmo, rispose prontamente Marcello. Iniziare a pensare a un proprio cambiamento è già un buon inizio. Vede, lei si sente meglio e ha appena iniziato ad annusare qualcosa di diverso. Ma viverlo è ancora più bello. Quando le dicevo che ho imparato a sopravvivere con quello che offre la natura, intendevo dire che ho un rispetto profondo per l'ambiente, degli esseri animati e inanimati. È molto importante che si tenga presente lo spirito con il quale l'ecologia profonda diventa una pratica costante della vita, come un sottofondo profumato, ristabilendo un giusto bilanciamento fra l'uomo e quello che lo circonda. Tutto questo si può tradurre negli obiettivi del bioregionalismo. Bioregionalismo? Provi a pensare a cosa è accaduto nell'ultimo secolo. Gli animali sono stati allontanati dalla campagna e rinchiusi negli allevamenti intensivi. Questo ha creato una profonda frattura nel mondo contadino tradizionale, che viveva in simbiosi con la natura e la presenza di animali nei loro campi. Si è poi passati all'incremento dell'allevamento di animali da carne e il contemporaneo sviluppo agricolo, essenzialmente basato sul sistema delle monocolture. Per nutrire gli animali è stata necessaria la creazione di apposite coltivazioni per il loro ingrasso, con alimenti che gli animali non avrebbero mai trovato in natura. Non solo gli animali si nutrivano di erbe spontanee, ma contribuivano alla concimazione diretta dei terreni e al riposo degli stessi. Allontanati gli animali dai campi, è stato necessario ricorrere all'utilizzo dei concimi artificiali e dei diserbanti per le erbe infestanti, che prima non si formavano. Tutto rientrava in un normale procedere della vita naturale. Ma non è tutto. Questo inquinamento derivante dal sistema agricolo chimico e dall'allevamento industriale ha reso l'acqua potabile una rarità e una fonte ulteriore di speculazione. Come vede, caro il mio Alessandro, ci stiamo scavando la fossa con le nostre stesse mani. Lei mi chiede ora cosa potremmo fare? Dovremmo tornare a riabitare la campagna, attraverso uno stile di vita che tenga conto delle necessità e del diritto per tutti, umani e non umani, di vivere una vita dignitosa e significativa. Questo è quello che si intende per bioregionalismo. Dovremmo utilizzare risorse locali per ogni azione che si fa, per ogni risorsa che si usa e per ogni prodotto che si ottiene ci si deve chiedere: è questo il sistema più ecologico per avere questo bene? E la produzione di questo bene è veramente necessaria? La produzione di questo bene è veramente necessaria, perché poi è questo il fulcro dell'incapacità cognitiva dell'uomo cittadino reale. Io a scuola, quando vedo gli studenti che quasi freneticamente vanno alla macchinetta, comprano una bottiglietta d'acqua, buttano, comprano una bottiglietta d'acqua, scusate,
Ma avete mai pensato che quella plastica potreste utilizzarla per andare al rubinetto? No, l'acqua del rubinetto no. L'acqua del rubinetto no. Perché no? Questa è incapacità cognitiva, secondo me. Noi, ovviamente, per problemi legati a quella che è stata la politica probabilmente del dopoguerra, abbiamo importato la plastica che ci ha veramente invaso, e Paolo mi insegnò 10 anni fa che noi eravamo il più grande produttore di canapa al mondo. Con la canapa poi veramente un po' come il maiale, cioè soprattutto. E cosa ha portato però questo cambiamento? Ha portato a uno squilibrio totale, non solo delle abitudini, uno squilibrio totale dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente. Però dipende anche da noi sul consumo. Io faccio delle piccole osservazioni, per esempio, quando si va al supermercato, nel caso vostro, perché voi vivete una realtà bellissima, io infatti sono venuto con piacere quando Paolo mi ha detto vieni a Treia, perché avete uno stile di vita completamente diverso dal nostro in città. Roma poi, penso che sia quasi il regno del caos più totale. Lei per esempio di Firenze è già un po' più salva, io quando vado su vivo una realtà senza traffico, perlomeno rispetto a Roma sembra senza traffico. E quando la gente va al supermercato compra frenneticamente qualunque cosa, poi la butta anche se non gli serve, e ancor peggio compra sempre dal frigorifero, non va mai al banco, pizzicheria. E io dico sempre, ma ci pensiamo che quando compriamo 3 etti, 4 etti di carne compriamo un sacco di polistirolo, plastica sopra, plastica sotto, invece andiamo in macelleria, c'è un foglio di carta, una cartellina di plastica e la carne dentro. Anche solo un'attenzione all'acquisto sarebbe una vera risposta al rispetto dell'ambiente. Quindi, come dire, non posso impedire che qualcuno produca plastica perché io non ho questo potere? Possiamo impedire di produrre tanta plastica semplicemente non consumandola. Sembrerà strano, ma è così. Se io non la consumo, se ne produce di meno. Un primo passo. Quindi questi sono i piccoli cambiamenti che dovrebbero fare le grandi città, le grandi distribuzioni, ma che non fanno. Si parla tanto di cambiamenti, ma poi di fatto sembrano solo slogan politici, perché poi realmente si fa veramente poco. Io adesso salto a pie pari sul finale del libro, ve lo vado a spoilerare semplicemente perché, come ho raccontato qual era la genesi del libro, cioè il gatto che andava nel bosco, tornava a prendere il bambino per portarlo sui suoi passi, accade all'interno del racconto al protagonista che fondamentalmente in modo inconsapevole, perché poi le cose più belle arrivano in modo inconsapevole, cioè noi le desideriamo, le vogliamo, arrivano, ma non ce ne rendiamo conto, le dobbiamo solo in qualche modo accogliere e vivere. E quindi faccio leggere l'ultima lettura per capire quello che è il modo in cui ho raccontato questo libro. Papà! Papà! Sentì improvvisamente. Quella voce, risuonava come il richiamo di un'eco lontana, interruppe bruscamente i suoi pensieri. Kevin! Iniziò a urlare a sua volta, colto da un misto tra gioia e stupore. Provava a capire da quale parte provenisse la voce del figlio, girando la testa in tutte le direzioni. Kevin! Kevin! Chiamò ancora e ancora, senza ricevere una risposta. Mosse velocemente i propri passi nella direzione che gli era parsa più logica. Lasciò il sentiero e si inoltrò di nuovo nel sottobosco spinoso. Continuava a chiamare il figlio, senza ricevere risposta, finché vide Ares tra i cespugli. «Eccolo, finalmente!» esclamò con un'esplosione di gioia. Rammentò l'insegnamento di Elizabeth. Ti sei sintonizzato e lo hai richiamato. Era il settimo cielo. Riassaporava l'idea di poter riabbracciare Kevin e di potergli finalmente riportare il gatto che per giorni lo aveva allontanato proprio da lui.
Schioccando le labbra, come a mandargli piccoli baci, richiamò l'attenzione di Ares. E il piccolo felino gli corse subito incontro. Benché fossero passati tanti giorni dall'ultima volta che si erano visti, e nonostante lo avesse abbandonato lui stesso nel bosco, il gatto aveva mantenuto quell'affetto che i due avevano condiviso per tanto tempo. Lo prese in braccio e lo accarezzò, pensando ancora alla gioia che avrebbe regalato a suo figlio. «Kevin!» urlò soddisfatto. «Kevin, dove sei?» «Papà!» urlò euforico Kevin, che finalmente aveva trovato il modo per raggiungere il padre. Corse con tutto il suo entusiasmo e con impeto lo abbracciò forte. «Ma che cosa è successo al tuo telefono che non rispondi più?» chiese preoccupato il piccolo al padre. «Hai ragione, purtroppo papà ha avuto una caduta e lo ha rotto. Ma hai visto che ho ritrovato Ares? Che importa del telefono?» Kevin mise una mano davanti alla bocca e iniziò a ridere a squarciagola. «Ma che dici, papo? Ares è tornato a casa da solo l'altro ieri. È lui che ci ha portati qui a cercarti!» esclamò divertito. «Vi ha riportati qui? C'è anche mamma?» chiese subito Alessandro. «No, c'è nonno Mario», rispose Kevin, abbassando lo sguardo e cambiando il tono della voce. «Mamma ha detto che non vuole parlarti». Alessandro lo prese in braccio e lo strinse forte. «Pensare di non pensarti più è pensarti ancora. Allora lasciami pensare e non pensare che non ti penserò». Furono le parole di un antico detto zen che risuonarono nella sua testa. Come un vento leggero, sfiorarono i suoi pensieri anche alcune parole scambiate con Elizabeth. «L'amore è come una sorgente d'acqua che con tutta la sua gioviale freschezza si fa largo tra qualunque ostacolo pur di raggiungere il suo mare calmo». Dopo un momento di silenzio, dipanò quei pensieri tristi e si rivolse a Kevin. «E dimmi, come sarebbe a dire che Ares vi ha portati qui?» «Papà, è tornato diverso. L'altro ieri abbiamo sentito un gatto che miagolava forte in strada. Ci siamo affacciati e lo abbiamo visto che camminava con un passo così regale da sembrare un leone della savana». Alessandro osservava divertito il figlio che aveva ingrossato la voce, abbassato gli angoli della bocca e mimava la presenza del passo di Ares agitando le braccia allargate, col gomito alzato, una dopo l'altra. Non era più sornione, come era prima che sparisse. «Papo, non potevo crederci quando l'ho riconosciuto. Ha mangiato tutto quello che gli abbiamo dato e si è riposato per un giorno intero, facendo le fusa ogni volta che lo accarezzavo. Poi ha iniziato a miagolare dietro la porta». «Vi stava dicendo che voleva uscire», osservò il padre. «Nonno mi ha detto di lasciarlo andare e io gli ho chiesto di seguirlo. Quando abbiamo visto che si incamminava verso la montagna, abbiamo capito che ti veniva a cercare». «Se il gatto avesse voluto farti trovare», pensò Alessandro, «lo avrebbe fatto nei giorni in cui lui aveva perlustrato il bosco. Si sarebbe palesato con lo scopo di essere riportato a casa. O, come diceva Kevin, per salvarlo da quella inutile ricerca». Poi, in un momento, comprese. Come lui, in quel viaggio senza meta, aveva potuto aprire le porte segrete della conoscenza del proprio corpo, della mente e della spiritualità, attraverso gli incontri con Sonia, Marcello e Elizabeth, così Ares aveva riscoperto la sua vera natura felina, libera dalle coercizioni umane. Ares, come lui, era tornato a vivere libero. Volse lo sguardo a Kevin e comprese anche per quale motivo lo avesse portato nel bosco. Il motivo era lo stesso per il quale avrebbe condotto lui stesso il figlio su quel medesimo cammino. Alessandro sorrise felice, lo strinse in un forte abbraccio, lo guardò negli occhi e poi disse: «Kevin, vieni con me,
Andiamo a conoscere Tonia. Tonia, chiaramente voi non lo potete sapere, è il primo personaggio che lui incontra appena entra nel bosco. Che significa questo finale? Il finale significa che ognuno di noi, qualunque scoperta e tesoro può acquisire nella vita, ha il dovere di trasmetterlo agli altri. Quindi è per questo che poi prende il figlio e lo porta sullo stesso percorso. Allora, oggi Paolo mi ha fatto una richiesta particolare, mi ha detto di portare la tromba. Io sono quasi 6 mesi che non suono, e sono 6 mesi che faccio il produttore musicale di uno spettacolo anche importante, molto impegnativo, anzi vi invito il 13 agosto a Fermo, se potete venire. Io vado in scena come direttore artistico su uno spettacolo dedicato a Michael Jackson, questo poco c'entra, con sì, un'orchestra dove lei è uno dei primi violini, quindi c'è un'orchestra di 35 persone sul palco, 5 cantanti, anzi 6 cantanti in quel giorno, perché c'è stata una defezione, poi l'ho recuperata, quindi sono diventati 6, ci sono dei ballerini, c'è una struttura molto molto importante. Io ho lavorato molto sugli arrangiamenti, sui testi, non è che ho toccato i testi di Michael Jackson, ho scelto però il repertorio, ho fatto uno. Quindi questo enorme lavoro mi ha portato un po' lontano da quella che è l'esecuzione dello strumento, quindi speriamo che suoni la tromba. Ho fatto 2 pernacchie prima di venire per capire se funzionava, e avevo pensato di dedicarvi una canzone che è proprio strettamente legata a questo passaggio equinozio tra il 23 e il 24, un po' un omaggio a Paolo, visto che era il suo compleanno. Posso suonare molto meglio, vabbè, non era il concerto questo. No, l'idea però, l'idea voglio dire è stata assolutamente sì, sì, sì. Grazie. A questo punto faccio però una dedica personalissima a Paolo, perché ha fatto... Ah, è la quarta volta che lo no, no, è giusto. Ma questo è amore. È lui che mi ha invitato, è lui che deve essere... Se vuole visto bene. Che... Visto che non gli abbiamo fatto tanti auguri ieri sera, che lo facciamo adesso? Ah, è vero.